Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 8. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting, stagione 8, episodio 88. In questo episodio parleremo di tre bloggate che le trovate in link in descrizione. Il tema di queste bloggate affrontano in modo diverso il concetto di capsula del tempo. Dunque, le capsule del tempo cosa sono? Solitamente sono dei contenitori appositamente preparati per conservare oggetti o informazioni destinate ad essere ritrovate in un'epoca futura. Si tratta di un metodo per comunicare in modo unidirezionale con il futuro, ma non va confuso con la macchina del tempo. Molte capsule del tempo sono preparate da singole persone, altre vengono deposte in cerimonie di inaugurazione in edifici o in eventi importanti. Il contenuto può comprendere oggetti rappresentativi dell'epoca, giornali, registrazioni, fotografie, monete, vestiti e quant'altro. Time capsule per il 5000 d.C. Sulla rivista di Amazing Stories del gennaio 1939 si dà la notizia che la Westinghouse ebbe a costruire una time capsule nel 39 per, diciamo, la popolazione del 5000 d.C. È praticamente una... Il link che trovate in descrizione di questa bloggata è interessante perché c'è tutto l'articolo del tempo, oltre alle testimonianze multimediali del 1939, mentre stava scoppiando la guerra in Europa e il nazismo, praticamente il fascismo, stavano iniziando a dilagare in Europa. In America pensavano a lasciare messaggi per il futuro per la popolazione del 5000 d.C. Dunque, l'utilizzo delle time capsule è praticamente una consuetudine molto comune, in particolar modo negli Stati Uniti, forse anche perché, essendo, diciamo, un continente nato, diciamo, dalle politiche colonialiste, la memoria storica è molto ridotta perché parte da dopo il 1492. Prima del 1492 in America c'erano solo gli indiani pelle rossa americani, che però avevano una cultura, diciamo, tribale e orale, non sapevano né leggere né scrivere né far di conto il pensiero magico. Di conseguenza le tradizioni sono di tipo orale, ma non c'è praticamente niente di quello che si può ritrovare ad esempio in Europa, nell'impero romano, nella Grecia, nell'impero persiano, Cartagine e poi, diciamo, successivamente le varie invasioni barbariche e quant'altro. Ci sono in questa mia bloggata una serie di filmati estratti relativi, stati da YouTube, relativi appunto al tema delle capsule del tempo. Una che è stata aperta ad Emmersburg, che è, diciamo, un posto sperduto negli Stati Uniti. Il contenitore di metallo di questa capsula del tempo conteneva praticamente informazioni del 1958. Fu aperta ovviamente nel 2008, 50 anni dopo. Un'altra capsula del tempo da più di 100 anni fu assemblata da un uomo d'affari di Wall Street nel 1914. È stata poi praticamente messa in sicurezza e poi fu aperta nel 2014, quindi quando fu aperta fu una cerimonia, diciamo, importante, perché si ebbe direttamente accesso a fonti materiali e ricordi direttamente provenienti dal 1914 a New York City. Addirittura in un paesino sempre americano, che è molto, appunto, un'abitudine molto frequente e comune, una chiesa tedesca di Waverly, oggi la Peak Heritage Museum,
nel 2011, mentre facevano i lavori di manutenzione alla chiesa, ebbero a scoprire una capsula del tempo. Questo oggetto fu riposto appunto nella chiesa e non fu più aperto per un secolo e mezzo. Nel filmato praticamente si illustra, diciamo, questa cerimonia. Ci sono poi vari gonzi che si mangiano delle razioni scadute del 1942 dell'US Army Field Ration. Anche queste sono capsule del tempo, diciamo, anche se ci vuole un coraggio a mangiare della roba scaduta da così tanto tempo. Anche in Italia però è stata interrata una time capsule presso la cittadina di Fermignano il 29 marzo del 2015. L'artefatto è destinato a restare sotterrato per 100 anni e dovrebbe essere aperto il 29 di marzo del 2115. Come si fa a sembrare una capsula del tempo? Ecco, è banale. Ci sono time capsule personali e time capsule pubblici. Time capsule personali solitamente sono contenitori metallici in cui mettere foto, lettere, scatole o contenitori da aprire per se stessi dopo 25-50 anni, oppure artefatti da lasciare per i figli o per i nipoti oppure per i pronipoti. I time capsule possono essere appunto riposti in soffitta, nella cantina, nel garage, nella cassaforte, o tramandati da genitori, figli, nipoti per farli poi giungere ai distanti pronipoti a distanza di 100-150 anni, da aprire appunto questi artefatti. Time capsule pubblici sono praticamente identici, contenitori metallici in cui stivare giornali, foto, vari oggetti da tramandare e per illustrare lo stile di vita e la prospettiva dei mittenti del passato ai destinatari del futuro distanti 50 anni, 100 anni, 150 anni oppure anche più. Sono un po' delle spedizioni temporali pubbliche che appunto sono solitamente celebrate con delle manifestazioni pubbliche e poi la time capsule rimane esposta con una targa solitamente interrata in modo da ricordare che in quel posto c'è questo oggetto che poi andrà aperto in un futuro lontano. Sempre riguardo le time capsule, che è indubbiamente un articolo una tematica affascinante, è quella del time capsule del 1886 aperta nel 1930. Dunque, su Amazing Stories Quater dell'autunno del 1930 c'è uno scritto che è un po' assimilabile a un messaggio, una time capsule, che merita, diciamo, attenzione, perché praticamente illustra l'autore immaginava come poteva essere, diciamo, la vita nel lontano 1986, considerando che però l'autore era un ignoto scrittore di San Luis, del giornale di San Luis del 19 febbraio del 1886. Quindi nel testo del 1886 il lettore del 1886, che però, diciamo, era stato interpretato, attenzione, da un osservatore del 1930, quindi lo scrittore del 1930, che immagina di essere nel 1886, che scrive un testo per i futuri del 1986. Quindi fa una serie di supposizioni, ovviamente sono speculazioni e attese su quello che era il futuro, che poteva essere il futuro, come ad esempio l'abbandono delle strade in favore dell'uso quotidiano e capillare del mezzo aereo, utilizzo della posta aerea spedita con il paracadute, case di carta con tetti d'alluminio e vetri, facile comunicazione con altri pianeti, abolizione degli eserciti, incremento medio della speranza di vita sugli 80 anni con punti di 200 anni, evoluzione dei cani che avrebbero anche potuto pensare, eliminazione del vagabondaggio con il contributo di tutti nella società. Un'interessante bloggata, diciamo, è stata, io l'ho analizzata per vedere che cosa si è praticamente realizzato dal 1930 fino al 1986, ignorando il fatto che appunto lo scrittore era simulato dal 1886, quindi lo scrittore effettivo del 1930, che finge però di essere una persona del 1886, per accorciare un po'
nell'arco temporale, dato che era un articolo di fantascienza, una sorta di editoriale per i lettori, scritto su Amazing Stories Quarterly nell'autunno del 1930. A proposito sempre della tematica Earth Time Capsule, c'è la Voyager Interstellar Record. Dunque, il programma Voyager fu un programma scientifico della NASA che dal 1977 lanciò due sonde spaziali, la Voyager 1 e la Voyager 2, per l'esplorazione del sistema solare esterno. Nella fase iniziale del programma entrambe le sonde hanno osservato i pianeti Giove e Saturno. Poi, diciamo, entrambe le sonde hanno prodotto grandi quantità di informazioni e in particolar modo, diciamo, è rilevante sottolineare che vi sono un paio di dischi che sono una sorta di messaggio dalla Terra per eventuali alieni distanti miliardi e miliardi di anni luce, se eventualmente ritrovassero questi artefatti, che sarà ed è gli unici due manufatti terrestri che rimarranno nel lunghissimo periodo della vita dell'universo come oggetti, dato che poi il Sole si espanderà fra vari miliardi di anni introitando la Terra, per cui rimarrà poco, a meno che noi, diciamo, i futuri terrestri non avranno, diciamo, a migrare altrove. Cosa c'è, diciamo, su quel Voyager 1 e Voyager 2? Ecco, le due sonde sono state costruite a Jet Propulsion Laboratory e c'è una copia del Voyager Golden Record, che è appunto un disco registrato che contiene immagini e suoni dalla Terra, insieme a una selezione musicale. Sulla custodia del disco è anch'essa metallica, sono incise le istruzioni, che si presuppone sono semplici e leggibili, come mai comunque speriamo di sì, per accedere alle registrazioni in caso di ritrovamento. Nella mia bloggata c'è il link per vedere che cosa c'è che è stato registrato in questi due Voyager Golden Record, che de facto sono delle Earth Time Capsule spediti nello spazio, ultima testimonianza, diciamo, della civiltà terrestre nel lunghissimo periodo della vita dell'universo. Ok, questo è più o meno, diciamo, il tema del Time Capsule, sviluppato, diciamo, sia nel tempo che nella possibilità di costruirle, quanto sviluppato nella dimensione umana della civiltà umana sul pianeta Terra. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.